Benvenuti, benvenuti a Sasso Maggiore Terme, la città bellissima. Benvenuti alla nona puntata della nona edizione 18 e 20 Talk Show. Qui su questo splendido palco naturale in Viale Romagnosi, diversi personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo, della letteratura si incontrano e confrontano insieme il loro pensiero. Ma qui a 18 e 20 Talk Show anche tantissima musica, oggi rappresentata da un gruppo a cui sono particolarmente affezionato, sono i Mani Blu. Sono un cavaliere, presento prima Sarachius, sì? Poi in ordine di virilità Alberto Padovani, per arrivare al maestro Enrico Fava. Grazie ragazzi, noi ci vediamo tra pochissimo, perché non vedo l'ora di invitare qui sul palco la prima ospite di oggi, che è nata nel mondo della moda, poi del 2001 ha iniziato a lavorare con i più importanti periodici nazionali, poi dal Corriere della Sera è stata nominata e inviata alla Biennale Internazionale d'Arte, tra l'altro carica che rimane ancora in atto. È entrata quindi con molta attenzione nel mondo della fotografia d'arte. I suoi lavori sono esposti in tutto il mondo. Lei è Monica Silva. Prego, siediti. Il secondo ospite è un ospite importante, è un cardiologo. Però come tutti quelli bravi, si studia tantissimo nella cardiologia per capire quelle che sono le cause, le concause degli scompensi cardiaci. Poi alla fine tutti quanti, quelli bravi, diventano dei nutrizionisti, alcuni diventano davvero bravissimi. Lui ha scritto un libro per Sperling e Cooper dal titolo Super Salute, che ha avuto molto successo. Ora ha scritto la dieta Super Salute, di questo, ma non solo di questo, parleremo con Massimo Gualerzi. Molti di voi si aspettano il maestro Berusca, l'abbiamo annunciato in diverse circostanze, ahimè oggi lui non può venire per motivi di salute, che tutto sommato sono risolvibili, ma non sono stati risolvibili per oggi alle 18:20. Avremo però un'ottima sorpresa. A questo punto mi mancava un personaggio, mi serviva uno showman, qualcuno comunque che avesse a che fare con il mondo della parola in maniera consistente, che magari fosse anche un autore televisivo e radiofonico bravo. E a questo punto ho tirato fuori l'asso nella manica e ho sbagliato esempio proprio nel momento in cui lo stavo dicendo. Ho capito avere sbagliato esempio per presentare Marco Baldini. Prego caro, noi adesso ci beviamo 4 bicchieretti di vino in compagnia, il dottore ci guarderà malissimo. Sai che quando io mi metto nel seggiolino lì e quando invece decido di andare là mi metto nel seggiolino a fanno apposta, quindi dell'assistenza della regia, quindi io sto così un po' come Franchi a parlare con te. Solitamente lui non beve niente, non mangia nulla, vive d'aria, non è assolutamente vero, dopo c'è anche delle cose fantastiche. Nel frattempo, mentre beviamo un gocciolino di questo vino prezioso che poi vi racconterà e vi offrirà l'amico Paolo Battistini, ascolteremo un brano dei Man in Blue. Avete intenzione di fare il mio pezzo preferito giusto per cominciare o no? Quello l'abbiamo fatto per la sigla, ma adesso faremo sì, quello che non va in onda. Bravi. Stasera Portami a Suonare, che è cantato da Sara. Sì. E poi, no, poi c'è un discorso importante, se non sbaglio, dietro a questa canzone. Sì, sì, ha avuto un premio ai Palm Awards. Non dirlo come se fosse una cosina così, sì, no, ci ha fatto molto, molto piacere e soprattutto io ho notato che hanno premiato proprio la canzone cantata da Sara, su 11 canzoni. Cioè, c'erano 11 canzoni, 10 le cantavi tu, sì. Una la cantava lei e hanno premiato
Sì. Sara, vostro onore, non ho altre domande. Prego, Man in Blu. Sono figlia della terra, allevata in un altro che mi ha portata a suonare in ogni locale. Ti ringrazio perché mi hai portato in ogni locale. Dall'ottimino agli occhi di vostro, non mi hai mai tradita quando mi hai portata a suonare in ogni locale, quando mi hai portata a sognare nelle sere d'estate. Tempi e la crisi del 29 ci ha fatto meno male, e ringrazio la fame che mi ha portata a suonare in ogni locale. E sentirmi cantare in ogni locale. E ti ho portata con me a suonare in ogni locale. Ancora odio la guerra, ti prego stasera portami a suonare, ti prego stanotte portami a ballare, ti prego stanotte portami a sognare come un tempo nelle sere d'estate. C'è un tema più o meno, solitamente non riusciamo mai a mantenere la rotta, che è un po' il senso di questo programma, quello di non mantenere la rotta e magari trovare luoghi ancora migliori su cui andare a parare, ma si vuole parlare di arte e di benessere. Queste cose a volte possono essere in qualche modo in concomitanza, ovvero noi possiamo usare l'arte per stare meglio, per il nostro benessere, o invece, al contrario, ve ne sparo due a caso, Caravaggio, Modigliani, Baldino, Leopardi, l'arte invece, l'arte su di loro ha avuto un effetto invece. Guarda, io ti potrò rispondere con una frase molto semplice: chi guadagna come me grazie all'arte, ci sono solo due categorie di persone, o chi come me aveva talento e chance e l'ha sprecato e purtroppo deve fare quello che capita, o i madonnari, quelli che disegnano in terra in Piazza Duomo, le Madonne. Ecco, sono solo queste due le categorie, diciamo, che guadagnano e percepiscono il benessere come lo percepisco io dall'arte adesso. Però c'è stato un momento in cui tu hai guadagnato tantissimo. E se no come li paghiamo tutti i debiti, per forza. Sì, sì. E poi, no, io veramente, Baldini, adesso molti di voi se lo ricordano, era tutto davvero massimo, lo si ascoltava tutte le mattine perché era un po' una specie di date. Io vorrei capire perché invece questo effetto su di te è stato benefico, invece mi è stato completamente. Perché Massimo Gualerzi, e ho il testimone in carne ed osso, è stato invitato in tempi non sospetti,
sospetti. Cioè io l'ho invitato veramente perché mi interessava parlare del tuo libro, come adesso faremo. Poi in corsa mi sei diventato anche direttore sanitario delle Terme di Sesso Maggiore. Ma e questo una è una cosa di incoraggiamento. Scusa, c'è un abbonamento per gli over 50 alle Terme? Sì, perché... sì, qua facciamo abbonamento a tutti. Grazie. Sono del 50, c'è? Cioè. Sì, io sì. Sì. Sono più però vicino due, al di là. Sì, però due sono sui 55. Ecco. Massimo, per parlare del tuo libro, cerchiamo un po' di scopare. Molto adesso è semplice leggerlo. Lui ha fatto di tutto per riuscire a far capire anche coloro che sono un po' digiuni o completamente digiuni in materia medica, persino gente come sottoscritto. Sono riuscito a capirlo io, ci riuscite tutti, ma va un po' scorporato, bisogna raccontare più o meno di cosa stiamo parlando. Intanto la cronobiologia, cioè alcuni alimenti da assumere attraverso dei tempi specifici. Sì, no, non solo gli alimenti in tempi specifici, la cronobiologia è la scienza che studia un po' come fluttuano gli ormoni nel nostro organismo, sì. No? Mediamente nasciamo e tutti hanno la stessa produzione giornaliera degli ormoni. Poi lo stile di vita altera un po' questa produzione e ci rendiamo conto che quello che ad esempio fa bene a me non fa bene a te, proprio perché probabilmente abbiamo, se parliamo del cibo, ma anche se parliamo dello sport, se parliamo di altre cose, facciamo cose o mangiamo cibi in momenti sbagliati della nostra giornata. Prima di approcciare un'alimentazione dovremmo conoscere come fluttuano questi ormoni nell'arco della giornata per poter fare le cose col massimo risultato. Un esempio, alcuni rendono di più ad esempio se vanno a correre la mattina, certi altri se corrono la sera, altri invece non so se mangiano carboidrati di giorno, tipo la pasta, non li fa ingrassare, certi sì. Altri devono mangiare la sera. Ecco, questo è qualcosa che prima sembrava molto magico, adesso invece è spiegato bene dalla cronobiologia che cerco di spiegare perché ci sono tanti studi che oggi cercano di capire come funziona la cronobiologia negli individui. Nella natura è più classico perché il fluttuare delle stagioni, giorno, la notte, luce, ombra, è più classico, ma anche noi, organismi viventi, uomini, abbiamo queste fluttuazioni come gli alberi, solo che non ce ne rendiamo conto. Certo, però io prima stavo parlando di tempi e qui entra in qualche modo in ballo il detox, che è un altro significato importante che andrebbe espresso. Beh sì, perché siamo talmente tanto intossicati da quello che facciamo, non solo da quello che mangiamo, che prima di fare qualsiasi altra cosa bisogna detossificarsi. Detossificarsi non significa digiunare o fare delle procedure strane, ma significa prima di approcciare ad esempio l'inizio di un'attività fisica o un'alimentazione corretta, ma anche se vogliamo guadagnare in salute, togliere quelle tossine che abbiamo nel nostro corpo che molto spesso rendono il nostro organismo sordo. Infatti quando è sordo, anche se facciamo cose giuste, spesso non abbiamo i risultati che dovremmo avere. La detossificazione parla proprio di questo, parla dei meccanismi che possiamo adottare per perdere questo inquinamento interno e far ritornare il nostro organismo molto più recettivo, molto più capace, molto più abile a sfruttare anche le opportunità che gli diamo. Quando facciamo qualsiasi cosa, se siamo detossificati, questo funziona meglio sul nostro organismo. Questi sono discorsi importanti, davvero vi raccomando di acquistare la dieta super salute di Massimo Gualerzi, leggerlo attentamente, può cambiare completamente la vostra vita, la nostra di noi due no, perché ahimè ormai siamo non c'è più niente a fare, mio ma la vostra sordo. Può essere ancora salvata. Il mio organismo non è sordo, è paralizzato proprio. Speriamo. Ti volevo raccontare una storia, sai che io prima sono stato qua mezz'ora nel backstage con una maglietta, con una birra che era di, non posso dire che è di Michele Lamanna perché non si può fare la pubblicità. No, non diciamo. C'erano anche due posti degli imprenditori, Lamanna che non si può dire per non fare pubblicità. E così è riuscito a perdere Sesso Maggiore. Ma pensa se le riprese le facevamo a Tokyo. Sì. No, cioè, voglio dire. Sì. No, me lo inquadramelo quel signore con la barba, è capace di perdersi proprio nel famoso bicchiere di vino, lui non d'acqua. Basta, troppa roba. Allora, non inquadrate la manna, per favore, ragazzi. E sei. Monica, vorresti essere nella tua casa in questo momento, anziché sì. Aver accettato l'invito no, di questo sciagurato? Vorrei che fossimo in una vasca. Piscina. Ci sto. Pensa che bello. Tutti no? Insieme. No, sta parlando con me. Ci sto. Sta parlando. Via. Non idromassaggio, non iacuzzi.
Allora, dunque, no, passiamo alla domanda, quella che avevo intenzione di farti. Cos'è, un altro scherzo? Oggi è la giornata che... No, ci si burla di Andrea Villani in un modo o nell'altro. Allora, ciò di cui volevo parlare con te, Monica, io, cioè con Monica Silva in realtà ci sarebbe da parlare dell'ora, ma anche con Gualerzi, cioè con te... 5 minuti. No, nel senso che dal sesto in avanti poi intervengono le forze dell'ordine, un altro discorso. Dalla nascita della fotografia, cioè della macchina fotografica, dell'oggetto, quando abbiamo iniziato a costruire le prime macchine fotografiche ed è nata la fotografia, è cambiato anche il corso della pittura, tu mi insegni, perché poi non c'era più bisogno da parte dei pittori di dipingere esattamente le cose come sono, perché c'era la fotografia. Da allora, ed è passato tanto tempo, e tu lo conosci, anche se hai vissuto soltanto un ultimo brevissimo periodo, ma lo conosci bene in quanto esperto, cosa è cambiato? Ma è cambiato tantissimo e secondo me ci sarà ancora delle grandi rivoluzioni. Cioè, sarà ancora? Un momento in cui noi non capiremo avvicina neanche più possibile. Non capiremo neanche più chi siamo, secondo me. Questa possibilità di avere sempre in mano, che sia dal cellulare, che ormai il cellulare apre casa nostra, ci dici quando noi manca il latte nel frigo, tra poco cucina anche, no? Sì. Ma crea, ormai sta per arrivare un momento, secondo me, che si creerà proprio dei ologrammi, no? Attraverso le macchine fotografiche, certo, ci sono già queste interagire. Sì, ci sono già queste macchinine strane, dei cubetti che metti in mezzo e lei ti fa tutto il panorama, si fa tutto da solo, poi tu tocchi l'immagine e si sposta come se tu fossi lì. Quindi noi siamo ancora, secondo me, all'inizio di una grande rivoluzione che verrà fuori con la macchina fotografica. Ogni giorno si forma qualcosa di nuovo. Tu compri oggi la macchina a 30.000 euro, tra 6 mesi vale 5, perché nel frattempo è uscito qualcosa di meglio ancora. Quindi è anche un problema, perché crea anche una specie di mancanza di capire l'identità della persona, no? Perché ci sono dei fotografi che pensano che più hanno la macchina potente e l'obiettivo più lungo, più lui è fotografo. Ma arriverà un momento che l'obiettivo non esisterà più. Cioè, quindi tu stai dicendo, la tecnologia, quando si parla di fotografia, ed è ovvio che la macchina fotografica è un fatto tecnologico e sta diventando sempre più tecnologico, si sta un po' trambugiando l'artista che è dietro l'obiettivo? Sì, ormai sì. Un po' come quando tu usi il Photoshop e metti le foto su Facebook, no? Per dimostrare 20 anni meno. Beh, io lo uso anche in questo momento, ho davanti una specie di schermo. Dimmi, no, è difficile stare dietro le battute. No, che battute, era la verità. Ci riuscivo solo Fiorello, infatti si è visto che fine che ha fatto. Tra l'altro posso fare un piccolo saluto a tuo papà. Mi hanno tolto 2 punti ieri dal dito. Suo papà ha quasi 90 anni ed ha la stretta di mano più forte dell'Europa dell'Ovest. Cioè, io sono in apnea dall'inizio della trasmissione che mi si sono riaperti 3 punti grazie al papà. Mio padre aveva 89 anni, ha fatto 80 anni di sport e gli ultimi 9 gliel'abbiamo impedito, per cui vuole continuare. Ancora, è incredibile. Parliamo allora di social, che è una cosa che mi preoccupa ancora di più. Cioè, queste immagini che ci stanno veramente completamente inghiottendo. Allora, molta gente non sa, perché neanche io lo sapevo all'inizio di, quando poi arriveremo al perché, no? Io faccio fotografia e sono curiosa delle persone. Ma sin dagli albori dei tempi dell'uomo, lui ha sempre avuto la necessità di disegnarsi, di autodipingersi, come un documento della sua esistenza. Dipingere soltanto, ma anche nelle caverne francesi, no? Nei primi schizzi dell'uomo, addirittura ci sono le manine, la persona che ha dipinto quei disegni, che ha fatto quelli rupestri, no? Tutto. Sì, a un certo punto si è sporcata le mani e le lasciava le sue impronte. Questo a dichiarare che l'uomo ha sempre avuto bisogno, in qualche maniera, di lasciare la sua impronta, disegnandosi, autodipingendosi. Noi andiamo a vedere la storia dell'arte. Non c'è un artista che non si è approfittato del mezzo per poter lasciare ai posteri chi era lui. Ci sono vari modi di ritrarsi, no? Benissimo conosciamo Gustave
Courbet, per esempio, l'origine del mondo, quello che ha disegnato l'origine del mondo, no? Ci sono una serie di autoritratti suoi pazzeschi, tra l'altro uno dei più famosi che è autoritratto disperato, proprio che lui ha detto così. Ogni artista nella storia sua, nella storia dell'uomo, ha voluto e ha sentito la necessità di lasciare la sua immagine ai posteri. Quello che noi stiamo vedendo oggi, questo continuo autoritrarsi, far selfie e mettere nei social, è un modo ovviamente molto più velocizzato di quello che è successo dall'inizio degli uomini, sì. Perché io insegno storia l'autoritratto nella storia dell'uomo e c'è una carrellata di, non c'è uno dei nomi più famosi che non hanno usato la pittura per fare un autoritratto. Carità, sì. Quindi oggi cosa succede? Questa cosa dei social sembra quasi che se noi non mettiamo qualcosa nei social non siamo nessuno, sta creando una confusione di identità talmente forte che sinceramente secondo me ci sarà un momento che succederà un boom, perché se andiamo a fare una ricerca psicologica su tutto questo che sta succedendo in questo momento viene fuori una società quasi malata, perché no, che su continuare a voler raccontare quello che sta succedendo, sì. Ha paura di scomparire, ma quello succedeva anche con i grandi maestri, solo che lasciavano dei capolavori bellissimi. Se noi andiamo sul famoso Instagram, molto spesso vediamo delle cose che magari uno dovrebbe pensare prima di mettere, perché in futuro quelle immagini gireranno e parleranno di voi, no? Ah, è assolutamente vero, è vero così anche nella parola, perché a volte si scrive e poi soltanto 10 minuti dopo quello che scrivi non è più valido. No, stavo pensando che in questa epoca abbiamo questi problemi. E è un periodo pericoloso. Nelle altre epoche, quelle dei graffiti, magari ne avevamo altre. Infatti stavo pensando a questa mano rossa che è rimasta, che magari era semplicemente un poveraccio, che si sta per essere spranato. Oppure un velociraptor. Ancora peggio. Ecco, e non è un artista. C'è qualcuno al telefono per noi? È arrivata una telefonata. Oggi è il giorno delle sorprese. Come posso collegarmi? Come riusciamo a collegarci con la persona al telefono? Con chi stiamo parlando? Già, se ci porta un telefono. Un altro scherzo. Se ci portasse un telefono sarebbe fantastico. Niente, è uno scherzo che mi ha fatto l'ascolto. Ma Enrico, allora è vero che non sei stato bene, porca miseria. Non è che non sto bene, è un piede, ho un piede cretino. Quello che mi preoccupa è il fatto che se il piede non funziona, quelli che dicono che io ragiono con i piedi, vuol dire che diminuisce il 50% del ragionamento. No, sai che maestro, io non mi azzardo a fare battute nei confronti di un uomo che noi lo conosciamo ai tempi di Non Stop, Drive-In, eccetera, ma poi ha fatto teatro, televisione, quella bella anche, ma soprattutto ora sei conosciuto come direttore artistico nelle opere teatrali. Io oggi avrei voluto parlare di lirica con te qui nel territorio parmense e tu invece sei a casa. Ti ho dovuto sostituire con Marco Baldini, pensa che punto siamo arrivati. Pensa te che come titolo di studio al battesimo. Sono onorato di essere, mamma mia. Davvero, ciao. Tu lo sai che adesso, innanzi ai telespettatori che ti guarderanno, che vedono in questo momento un riquadrino con la tua faccia sorridente, non so se sulla destra o sulla sinistra, ma quelli davanti a me in questo momento, una promessa, molti sono venuti per vedere te e quindi ti tocca promettere a tutti quanti di venire a 18:20 talk show nell'edizione decima del 2017, non so chi lo presenterà, ma ci sarà. Ah, bene, bene, promesso, guardate, io veramente sono un po' anche avvilito perché essere fermato, non sono abituato a essere fermato, ma stavolta è bello che non ho capito se è la gotta o l'artrito, tutte le cose. Ma la gotta anche non è stata debellata, c'è ancora la gotta, Enrico, non è stata la gotta perché mi sembra di essere Rossini, capisci? Ah. Hai presente Rossini sempre col chiudone? Ecco.
Vedi, se venivi oggi, conoscevi quale razza, ti risolveva tutti i problemi. Ecco. Ecco, invece adesso dovrai tenertela per un altro anno, cercherò di metterlo insieme anche l'anno prossimo. Ti ringrazio per questa meravigliosa telefonata, ti vogliamo bene e te lo facciamo sentire con questo grande applauso. Grazie, grazie. Ciao, vita. Grazie, promesso che sarò lì quanto prima, quando mi volete. L'anno prossimo, ciao Enrico, grazie. L'anno prossimo, ciao, ciao, ciao. Ascoltiamo i Man in Blue? Cosa? Bene, ti abbiamo voluto portare un inedito. Si chiama, siccome quel giorno aveva una grande fantasia, si chiama questa canzone. Ecco. Ti ho già detto che ti scrivo una canzone. Per quando fuori piove tu ti devi svegliare. Te la scrivo con lo smartphone, così non mi devo alzare. Magari mi aiuta a T9, quando sbaglio qualcosa di nuovo, mi fa inventare. Ti ho già detto che ti scrivo una canzone. Qui non c'è ancora ma tutta in testa. E tutto buio viene dal cuore. Cometa che splende e cade tra queste note. Te la suono e te la salvo. E la spegnisco tra un'ora. Quando la tua dolce bocca saprà di caffè. Sì che quando tu andrai a lavorare, io dovrò riposare ancora un poco. Quando hai finito di nuotare, ti asciughi col sole in riva al mare. Perché l'amore ti genera energia, perché l'amore chiama. Perché il vino gli risponde, infelice muore. Lentamente muore, te l'ho detto. Tu ci hai detto amore che ti scrivo una canzone. Canterò delle ballate, attraversando insieme in moto quest'estate. Canterò delle scene insieme, occhi brilli per il vino e cuore acceso come brace. Silenziose a volte amare, la teoria delle distanze. Canterò con voce scura di ragazzi appena uscito di miniera. Dal mattino il mio canto sentirà per strada fino a sera. Canterò di tutto quanto fa cadere, un amore che si accende, tutto questo canterò per niente, tutto questo canterò per niente, tutto questo canterò per niente, e per te tutto è ancora niente.
Mani in blu, fantastici, bravissimi. Anche Fabio, bravo, anche Padovani, una storia migliore di tutti e tre, grazie. Allora, signori, il benessere, oggi si parla di benessere, il benessere interiore passa attraverso quello interiore e viceversa. Sono due cose che si compensano. Per cui adesso, per pochissimi minuti, vorrei parlare di capelli e per parlare di capelli vorrei che venisse a sedersi qua accanto a me il mio amico Giuliano Cristoforo. Grazie Andrea. Buonasera a tutti. Allora, caro, il capello ha una funzione per l'uomo importante storicamente, cioè posso fare gli esempi proprio più. I primi che saltano alla mente sono Sansone che perde la battaglia contro i Filistei per colpa dei capelli, in realtà per colpa di una donna che li aveva tagliati, e che aveva operato qualcosa di più rispetto al taglio dei capelli, lo aveva evitato. Sì, ecco, questo io preferivo dimenticarmelo, perché tutte le volte che penso, cioè mi viene a pensare solo ai capelli, il resto è... C'era anche quello. Dice, è stato per i capelli, sinceramente non era stato solo per i capelli. Comunque, nell'immaginario collettivo erano i capelli, ok? Giulio Cesare, è stato il primo riporto della storia, no? Ecco, per arrivare a Luigi XIV si metteva i parrucchini per ovviare il problema, eccetera. Adesso però il cappello non è più così funzionale in questo periodo, nel senso che l'uomo ne ha sempre meno bisogno, anzi si sta andando verso un momento di totale depilazione, gli uomini nel futuro vivranno in ambienti sempre più chiusi, probabilmente non si avrà più bisogno né dei capelli né dei peli. Perché allora la gente sta così male ancora, c'è bisogno di aiutarli quando non li hanno? Perché è qualcosa che antropologicamente va vista nella tipologia dell'essere umano, uomo o donna che sia, perché la donna viene vista in una figura geometrica tonda, possibilmente sì, dai capelli lunghi, l'uomo con i capelli corti. Però c'è qualcosa di più ancora profondo che è legato alla psicologia. Psicologicamente i capelli hanno una funzione ornamentale e anche esteticamente ovviamente, sì. Quando questa viene a mancare viene a subire l'individuo che ne è provocato una sorta di prostrazione, un senso di prostrazione, certo. Non è uguale, non tutti, non è molti se ne fregano, qualcuno invece no e ne fa esattamente E la cosa che più colpisce è che negli ultimi anni c'è un aumento esponenziale di donne con problemi di capelli, gli stessi che colpiscono gli uomini. La donna, a differenza dell'uomo, non può correre ad alcuni rimedi, se vogliamo spartani, se vogliamo rudimentali, quali la rasatura, che in alcuni uomini sta anche bene, per il resto non dà la soluzione. Quando tu ti riferisci all'uomo che nel futuro, uomo o donna che sia, vivrà sempre più al chiuso, è vero, i cambiamenti climatici, noi non ci saremo più, i nostri figli, i nostri nipoti, forse nemmeno loro vedranno questa cosa, però è vero. Io seguo i consigli di Massimo Guarelli e conto di vivere fino a circa 482 anni. Chiederò consulenza poi al dottore. Quindi diciamo che la cosa fondamentale è che chi ha bisogno oggi può in qualche modo risolvere questo problema. Esattamente. Mi dispiace di te, siccome io non posso fare pubblicità, non posso dire che tu sei direttore dell'Istituto Giglio e mi devo andare. Non lo posso dire. Non lo si può dire. Ciao. Grazie a tutti. Giuliano Cristoforo. I più attenti e anche quelli, addirittura quelli colti, dentro di loro c'è una piccola Barbara D'Urso. Sì, e noi una piccola Barbara D'Urso. Sì. Dentro di noi c'è prima una poi... piccola e la Barbara D'Urso sì. Dentro di me mi prima poi ti spuntano le tette, quasi voglia di dirti. Sì, non sei pagato i tuoi debiti, sì, perché proprio no, ormai non sono un po' più. Chiediamo, non ne possono più neanche i tuoi creditori. Basta, non li voglio più, basta, non lo voglio magari, più sentire dire, magari. Però stai un po' meglio, dai. Facciamo. Dai, siamo in televisione, dove fa sì, benissimo. Così adesso tu lavori a Radio Rock. Quindi, sì, poi adesso è un po' prematuro dirlo, ma entro la fine dell'anno ci potrebbe anche essere una sorpresina. Perché c'ho un amico che da poco è stato nominato direttore di alcune reti.
E potrebbe esserci una sorpresina. Mettiamola là così, non diciamo oltre perché sennò poi non viene, se non succede. La scala no, per te dice Villani sì. Dice le cagate in televisione, invece no, almeno così ti mantengo sempre no, chi va là, cioè siamo lì, fluttuiamo nell'aria. Ma... Noi fluttuiamo e sì. Aspettiamo che succeda qualcosa. Che succeda qualcosa. Okay, tanto... Oppure leggerà i Baldini, gira la chiave nella macchina e ha saltato in aria. No, quello no, speriamo di no, dai. Anche perché gente che ti ha aiutato nella vita l'hai trovato. Hai trovato gli stronzi e hai trovato anche delle brave persone, no? Beh, tu sei uno dei pochi. Vabbè, no, lascia stare me, che io sono... Lascia stare, non volevo parlare di me, no, perché oggi si parla troppo di me. Lo sai, il bravo conduttore, sì. Deve straniarsi, certo. Infatti io non dovevo fare questo mestiere. Però, in realtà... Questo tuo percorso di vita così, a volte rocambolesco, alla Caravaggio, ti ha portato anche a vedere dei lati... No. Positivi? Sì, non ce la facciamo, anche no? Una cosa bella da dire, un messaggio, no? Un messaggio positivo? Vedi, io alla fine del libro ho scritto, io non penso di essere un esempio positivo, ma spero di diventarlo. Questo è il messaggio positivo. Sto lavorando per diventare un esempio positivo. Speriamo di riuscire. Marco Baldini. Una bella persona con una sfiga incredibile. Molte te le sei tirate addosso, sai che io siamo amici. La più amici. Grossa ce l'hai tu, l'hai conosciuto, quella è la più grossa. Lo so, però insomma ne abbiamo fatte tante e nessuna può essere raccontata in no, purtroppo, come l'ultima dell'ultima volta. No, dottor Gualerzi, che è anche direttore del tema. Sì, appunto. Poi dopo lui... subito finge di ridere, poi telefona sì. Ci hanno fatto un tempio su quello che è successo il 27 di giugno, lo sai? No, non lo dico. Tanto lo tagliamo, il problema sono quelli che ci sono ci state delle piante strane. Ti prego aiutami. Sì. Allora, prima si parlava di invecchiamento, ho detto che camperò sino a 450 anni, mi sono tirato una sfiga clamorosa, ma questo tu non lo puoi fare, ma il rallentamento dell'invecchiamento attraverso un modo di essere, un modo di vivere migliore che tu puoi insegnarci, ci può essere. Beh, oggi la medicina ha fatto un grave errore perché in realtà ha fatto vivere veramente di più le persone senza preoccuparsi della qualità. Quindi ha fatto sopravvivere molte persone da tante malattie senza dare loro la dignità di vivere una vita che sia degna di questo nome. Oggi i medici devono fare un passo indietro e guardare anche un po' la qualità. Nessuno di noi chiede di vivere veramente fino a 400 anni, ma di essere attivi, energici, pieni di vita e vivere una vita giusta fin tanto che possiamo. Ora, per fare questo non si può decidere per 80 anni di espiare tutti i peccati che sono stati fatti, ma bisogna iniziare prima, anche se non è mai troppo tardi per cambiare, per cercare di mettere un po' di fieno in cascina per poter appunto vivere al meglio la propria vita fino in fondo. E se si fa questo probabilmente si vivrà anche di più. Non è sufficiente mangiare bene, non è sufficiente fare sport, è fondamentale, infatti un po' mi veniva l'ansia quando parlavamo prima dei selfie e di quanto la società oggi sta cambiando, perché la cosa più importante invece è esserci ed essere consapevoli di ciò che siamo e di vivere nel presente. L'idea di fotografarci è anche un po' un modo per non vivere qui ed ora, che è un po' uno degli argomenti a me più cari, perché... Diciamo che la salute passa sicuramente attraverso il fatto di vivere la vita nel presente e di essere felici di quello che si ha e di accettare ogni cosa che ci viene come una nuova occasione. Infatti questo è anche un po' il messaggio, no? E purtroppo questo non viene fatto, siamo molto attratti dai particolarismi ma non vediamo il disegno globale. Per vivere il segreto, per vivere di più e per vivere meglio, tornare un po' all'antico, rallentare, credere nei valori, quelli in cui abbiamo sempre creduto, l'amicizia, la famiglia, le comunità e anche, diciamo, impegnarsi dal punto di vista civico, no? Credo che abbia i popoli che vivono di più, vivono in ambienti abbastanza più piccoli, dove ognuno è impegnato anche nel creare, diciamo, la salute dell'altro, quindi non è che se ne fregano uno degli altri, quindi l'amicizia è un valore importantissimo. Viene molto prima, quindi, la mente del cibo e del movimento. Poi se ci mettiamo la corretta alimentazione e l'attività fisica facciamo tombola. Perché questo? E chiudo. Per il semplice motivo che fino a qualche anno fa potevamo anche fregarcene, perché avevamo un mondo molto meno ostile. Oggi abbiamo un mondo molto più aggressivo. Se non stiamo attenti a ciò che mangiamo, spesso mangiamo male. Se non stiamo attenti a quello che facciamo, spesso diventiamo sedentari e abbiamo tutte le possibilità per non muoverci.
e se non stiamo attenti facciamo la versa velocemente a isolarci, non avere contatti, non avere rapporti sociali, perché ci isoliamo appunto dietro un telefono e finisce che la vera linfa vitale, cioè l'amicizia e la condivisione, se ne va. Grazie Massimo. Io ti chiamo Massimo perché siamo in un talk, ma io sono un uomo molto formale, penso che nella forma ci sia molta sostanza. Se fossi in una conferenza saresti il dottor Gualerzi. Qui siamo un talk e sei Massimo. Certo. Volevo dirti una cosa, noi, non mi ricordo la settimana scorsa, no, l'altra, con Carlo Lucarelli, insieme a Gloria Grigio, che è una scrittrice che ha parlato di Alzheimer nel suo precedente romanzo ed è venuta a raccontare il nuovo, si è fatto un po' il punto sull'Alzheimer. E lei ha raccontato proprio da questi microfoni, e mi sarebbe piaciuto che tu ci fossi, ma puoi riascoltare, che proprio a Tabiano, qui vicino al Sorso Maggiore Terme, alle Terme di Tabiano, è ovvio, non è la cura per l'Alzheimer, perché al curare l'Alzheimer siamo ancora abbastanza lontani, ahimè, ma poiché l'Alzheimer è, correggimi quando dico sciocchezza, perché adesso sta entrando in un discorso piuttosto importante, quindi anche pericoloso, quando ne parlo un tecnico, correggimi, però è un'infiammazione del cervello, si formano delle placche. E a Tabiano, le cure di Tabiano rallentano, sfiammano e rallentano la formazione di queste placche, è corretto? Ma sono molto contento che lo dici, perché sai, sono direttore anche delle Terme di Tabiano, e la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato è stato proprio allacciare il rapporto con l'università, e il primo rapporto che abbiamo allacciato è proprio sullo studio sull'Alzheimer. Non abbiamo fatto molta pubblicità di questo, stiamo facendo molti lavori scientifici perché appunto abbiamo cercato di mettere in mezzo la sanità di nuovo nelle terme, di ridare slancio soprattutto culturale a tutto il termalismo, rimettere il medici in mezzo, al centro di come deve essere appunto il termalismo. Non facciamo molta pubblicità perché ci potrebbero essere un po' di fughe in avanti pensando che adesso chi viene a fare le cure possa prevenire l'Alzheimer, però ci sono già delle evidenze scientifiche sui ratti e quindi modelli sperimentali che appunto queste acque, avendo un potere antinfiammatorio, possono rallentare questa degenerazione nervosa e quindi rallentare o prevenire addirittura l'Alzheimer, e quindi perché no, stiamo iniziando questo protocollo di ricerca sulle persone, sugli uomini già affetti, per vedere i risultati. Io spero che funzioni, perché sarebbe veramente forse una scoperta non da poco. Importante. Io però adesso... Io non mi ricordo più che domande dovevo farti. È quel famoso male di cui parlavi. No, devi venire a Tabiano. Sì, devi venire a Tabiano. Abbiamo bisogno delle terme. Sì, ma troppo facile. Sì, però tu sapevi già che mentre lui stava parlando. Sì, certo. È professionista. Allora, si è parlato prima di Comberuschi, telefonicamente, ed era proprio lui, non era un imitatore. Dive in, non stop, la grande televisione di una volta, ora la televisione è diversa. Puoi darmi qualche notizia positiva, anche se da esterno, anche se adesso non ci lavori più, comunque tu sei un uomo di televisione, la conosce dal di dentro. E perché ci si sta abituando invece a questo totale sciacquino? Dopo Massimo mi sento totalmente un cretino a parlare, perché ha detto delle cose sensate. Sono argomenti diversi. Però ti spiego. Su una cosa devo dissentire da tutti e due, cioè è vero, il telefono, quello che hai in tasca, non dovresti tenerlo troppo in mano, non dovresti vederlo troppo, però c'è una tendenza che sta prendendo sempre più piedi. Io penso che tra poco la televisione piano piano andrà a sparire, perché la TV la guardi in casa mentre fai le cose, però non la segui più come prima sul divano, a meno che non ci sia un film o una partita, è difficile. Il telefono invece lo guardi sempre. Stanno già creando dei programmi di 10 minuti o un quarto d'ora per il telefonino e stanno avendo un successo clamoroso. Io stesso la sera sul divano, a balle all'aria spesso, sì, prendo e vado in diretta su Facebook. Ma perché ti hanno sequestrato la televisione? Sì, vabbè, no, perché me l'ho preso a quella grande plasma che mi hai fatto vedere l'anno scorso. No, quella lì già è finita. Dicevo, vado in diretta e mi rendo conto che si fanno i numeri. Cioè sono arrivato a fare 40-50.000 persone che in quel momento la sera accendono il telefonino e ti guardano. Dunque, secondo me, tra un po' sarà proprio il telefonino il nuovo mezzo, diciamo, di spettacolo, di comunicazione, non più la TV. Siete malati. È la verità. È così, eh. Ah. Poi mi sono chiesto una cosa, aiutami. Scusami.
dimmi, ragionista. La chiedo a voi che siete gente di cultura. Hanno fatto il telefono portatile, no? Sì. Nessuno ha mai pensato a fare il citofono portatile. No, non è una cagata, scusate. Tu sei in bagno, ti suono. Ah, chi è? Citofono. Guardi. Ah, sei tu, mamma, ti apro. Scusami tanto. No. Oppure chi è? Citofono portatile. Nessuno ha mai, ci ha mai pensato a fare. Mi sa che anche questa idea non funzionerà. Perché? Dice, hai un'idea? Eppure guarda, tu sei fuori alle poste, uno ti deve consegnare una raccomandata, non può entrare nel tuo portone, chi è? Il postino, le apro, tale. Sì, ma questo interessa particolarmente a te. No, perché mi arrivano gli avvisi, cioè sì, giudiziari, così, stavano... per vedere, però, no. Per tu già dalla fisionomica sai dedurre che quello è un ufficiale giudiziario. Però pensaci bene, io lancio questa idea a un imprenditore, il citofono portatile. Sì, ma non dirlo in televisione, come ciula, no? Ma anche quella ti piace, come bello. Brevetta, Marco Baldini, io voglio bene a quest'uomo, perdonatemi, ma è così. E lo sei, tu? No, lo so. Volevi aggiungere qualcosa a quello che diceva Marco riguardo la fine della televisione? Allora, sono d'accordissimo, anche perché ormai molto spesso le televisioni stesse usano i reportage delle persone comuni, che sono in un luogo, che vedono per prima e riescono a filmare, no? E mandare immediatamente online o direttamente in trasmissione quello che sta succedendo prima ancora di arrivare un reporter. Quindi sta cambiando totalmente la nostra vita, la tecnologia mobile. E... sì, sta cambiando molto velocemente, questo è vero, e un po' troppo. Io sono ancora, a me piace ancora vedere la televisione con le ciabatte appoggiate, penso che mi sono antico. Come è talmente anziano che lo pagano in lire, ancora in lire lo pagano lui. Con i sottotitoli, no, Monica, abbiamo pochissimi minuti, però io devo assolutamente parlare della psicologia del ritratto con te, con Monica Silva. Voglio parlare di questa cosa, che cos'è e perché esiste. No, in due minuti non si può parlare perché è una roba talmente complessa. Esiste una branca nella medicina di psicologia che utilizza la fotografia per curare i soggetti con disturbi psichici più gravi. Mm. Partendo da lì, che ho scoperto poi con il tempo, io stessa, in un periodo della mia vita di grandi difficoltà, mettevo la macchina fotografica e ho cominciato a fare dei diari dove scrivevo cosa mi era successo in quella giornata e come mi sentivo, no? E ho fatto una carrellata di tanti momenti della mia vita. A distanza di tempo ho messo tutto in un folder, sono andata lì a cercarle. Quando le ho rivisto quelle immagini, vi assicuro, c'erano delle donne lì dentro che non avevo mai visto e ho fatto fatica a riconoscermi. Dicevo, chi è questa? Io non riuscivo a riconoscermi. Quindi proprio con questa cosa ho voluto cominciare a usare l'immagine, la conoscenza, l'autoconoscenza attraverso l'immagine di chi ero e che cosa le persone potevano vedere di me. A partire da lì ho aperto un mondo, perché ho approfondito tantissimo e ho cominciato proprio a dare corsi di fotografia utilizzando la psicologia del ritratto. Cioè io utilizzo la fotografia, le persone che vengono da me vengono per imparare a sentirsi una persona migliore, ed è incredibile, sono delle persone che cambiano la loro vita. Magari due giorni brevi, che li metto proprio una cosa molto normale. Cioè, farsi fotografare per diventare migliore? Sì, perché se tu conosci te stesso, nessuno ti può calpestare. Quando tu sei in difficoltà e vai là fuori, fai bene capo. Tu spesso, quando uno ha la postura giù, chiunque si sente capace di dire brutte cose su di te, di picchiare, di farti del male, sei... no? Sì. Beh, io adesso quando uno ha... è perché sono attratto. Sì. Quando uno ha le spalle aperte, il mento su e confidente di se stesso, che sa chi è lui e che cosa vuole, ottiene tutto quello che vuole e nessuno lo può bloccare o distruggere. Parola di Monica Silva. Questo 18-20 talk show, purtroppo, pizzichi e bocconi, però noi gli diamo tante piccole curiosità l'una e l'altra, in tanti diversi discorsi, tante cose, tante curiosità che poi voi approfondirete. Questo è il nostro scopo, è quello che ci siamo
detti. No, io lo sapevo cosa volevo dire, ma sapevo anche che tu saresti intervenuto. No, no, per lei volevo andare adesso, la prossima volta vado a chiedere un prestito, ci vado con le spalle larghe e il mento alto, perché ci andavo troppo. Sì, come in banca, se mi direte forse l'ha notato che io ci vado sempre. Ci vado bello aperto, così. Sì. Non è un caso, perché poi vedi, io so anche stare ai tempi, no? Sì. Così è lo sconfitto. Sì. Così andiamo a comandare. Così oltre che lo sconfitto. Ma in blu! Un'altra cosa, ma. Non facciamo, andiamo a comandare. No, mi auguro di no! Facciamo una canzone di Peter Gabriel. Mi scuso per l'inglese, anche. Però sei un po' curvo. No, ho capito persino io. È un po' curvo. Peter Gabriel. Non gli va. Grazie a tutti, grazie a grazie a voi. In the Sproutland we grew up strong, we were wanted all along. I was taught to fight, taught to win, I never thought I could fail. No fight left for us, or it seems I'm a man whose dream all deserted. I changed my face, I changed my name, but no one wants you when you lose. Trees that burn down to the ground. Don't give up, you still have us. Don't give up, we don't need much of it. Don't give up, 'cause somewhere there's a place where we belong. Rest your head, you worry too much. It's gonna be alright. When times get rough, you'll fall back on us. God, who can live? I can't take anymore. Gotta stand on that bridge, get my eyes down below. Whatever may come, and whatever may go, that river's flow, that river's flow, moved on to another town, tried hard to settle down, for every job, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not the only one. Don't give up, no reason to be ashamed. Don't give up.
you still love us. Don't give up now, we're proud of who you are. Don't give up, you know it's never been easy. Don't give up, cause I believe there's a place, there's a place where we belong. There's a place where we belong. Man in Blue, assolutamente favolosi. Tatius alla voce, alle bizzarre percussioni, Alberto Padovani, che è anche un poeta importante della bassa, posso dire della bassa, parmense ovviamente, perché non siamo in onda. Sì, ecco, è una lunga bassa, ed Enrico Fava alle tastiere, che mi ricorda un saxofonista che però adesso non mi viene in mente, che è uguale, identico a lui. Grazie davvero per essere stati con noi, al pubblico a casa, ai presenti, grazie a Giuliano Cristoforo, a Gianluca Scarazzini, grazie a Francesca Cenci che oggi non ho potuto chiamare sul palco, Michele Lamanne e anche a Stefano Soranzo, e grazie alla magnifica, stupenda, onorabile presenza di Monica Silva. Massimo Valerzi e Marco Baldini. Ciao, vi voglio bene. Ciao mamma, a voi sei qui.